Allora, io sono Giovanni Mustazzolo, sono un pensionato appassionato della storia di Ostia e quindi da 6 anni a questa parte mi dedico alla ricerca della nascita di Ostia. E quindi giro per gli archivi, ho conosciuto studiosi di Ostia che mi hanno indirizzato in questi archivi, in alcuni casi mi hanno fatto anche la presentazione, perché è brutto dirlo, ma quando un qualsiasi personaggio va in questi archivi, poco viene creduto. Se invece va con una lettera di una studiosa e dice: guarda, io l'ho visto alla biblioteca del Samurante che si strappava i capelli di fronte ai testi scritti magari in latino, allora è un'altra cosa, ti prendono, ti studiano, ti vedono chi sei e poi quando hanno capito che lo fai senza scopo di lucro ma soltanto per una questione culturale, ti prendono per mano e ti guidano. E lì mi hanno aperto le strade di tantissimi archivi di Roma. Io credo di essere uno dei pochi che ha accesso all'archivio storico Aldo Blandini, oppure uno dei pochi che può andare all'archivio di Stato, no? E andare a vedere alcuni documenti che magari sono riservati, non me li fanno toccare, però me li fanno trovare. L'unico archivio dove non ho avuto accesso è l'archivio segreto del Vaticano. Lì non ti fanno entrare se non sei uno studioso, eccetera. Però anche lì ho conosciuto una studiosa che mi trova dei documenti. E quindi da 6 anni a sta parte mi dedico a questa ricerca. Ponente degli anni 50, che è un gruppo su Facebook, e inoltre sono un tecnico della comunità scientifica della Via Nicolaiana. Adesso arriverà la mia presidente. Oggi però parlo come ricercatore di Ostia. Danilo Ruggero, mi chiamo e sono qui come rappresentante dell'Associazione Mare Libero. Anche noi di ricerche ne facciamo tante, magari non negli archivi storici, ma negli archivi del municipio, nel senso che Del comune. ho anche quelli del comune, perché l'associazione che è nata nel 2014, a seguito di altre attività, insomma, comunque è riuscita a dare corpo a questa voglia di vedere finalmente il nostro mare, le nostre spiagge fruibili e visibili. Purtroppo quello che era accaduto negli anni, nei decenni, ce lo vieta, perché la cementificazione, gli abusi e le illegalità che si sono man mano stratificati qui sul nostro mare hanno creato una situazione ormai intollerabile. Noi ci battiamo perché innanzitutto ritorni la legalità, vengano fatte rispettare leggi, regolamenti, ordinanze, eccetera, ma anche perché, questo non deve, come dire, delle volte viene un po', passa un pochino sotto, ma anche perché anche noi vogliamo bene a questa città, quindi vogliamo valorizzarla in tutti i suoi aspetti, che partono dall'entroterra, dagli aspetti culturali, storici, archeologici, ambientali, naturali, per arrivare fino alle nostre spiagge e fino al mare. Tutto benissimo, la ringrazio. Mi presento un attimo anch'io, anche se poi con qualcuno di voi ci eravamo già visti. Mi chiamo Luigi Carletti, sono l'editore di TV Media e sono diciamo, un giornalista, uno scrittore. Per molti anni sono stato giornalista nel gruppo Espresso Repubblica e ne sono uscito nel 2011 e da allora faccio l'editore. Con i miei soci ho fondato TP Media, che ha sede a Roma, ma lavoriamo ovviamente in tutta Italia, e da oltre un anno abbiamo, dopo la parte di comunicazione e informazione, abbiamo intrapreso la parte editoriale. Dall'accento sentite che non sono esattamente di Roma Nord, ma vivo a Roma ormai da molti anni, sono romano, mia figlia è nata a Roma. E vivo e lavoro nel quartiere Trieste Salario, dove TP Media ha sede. Noi nel Trieste Salario, in pratica, come TP Media, abbiamo fatto anche dei giornali. Ecco perché prima facevo quelle domande interessate alla situazione di Ostia.
abbiamo fatto dei giornali, delle testate giornalistiche che si chiamano Roma H24, che sono testate iperverticali e che appunto informano i cittadini su quello che succede nel loro quartiere, non municipio. Perché i municipi a Roma, forse con l'eccezione di Ostia, Montesacro e qualche altro, sono delle realtà, a mio parere, abbastanza artificiose, artificiali, nel senso che mettono insieme quartieri molto diversi tra loro. Ora, il secondo municipio, che è quello dove vivo io, mette insieme per esempio Parioli e San Lorenzo, che sono due realtà estremamente distanti e dissimili. Questo poi comporta anche una serie di problemi. Ora, chi ha sempre vissuto a Roma probabilmente non si rende conto bene fino in fondo di come questo tipo di organizzazione oggi provochi molti dei problemi che a Roma abbiamo davanti, nel senso che al di là di chi c'è in Campidoglio, io l'ho scritto anche l'altro giorno, un sindaco fenomeno o un sindaco molto poco fenomeno come l'attuale, è proprio la macchina romana che è anacronistica e inadeguata rispetto ai tempi che viviamo. Se voi pensate che, poi vi dirò perché sto facendo questo discorso, se voi pensate che noi facciamo questo lavoro, per esempio, sui libri di comunità in città che hanno 30, 40, 50 mila abitanti, Ostia ne ha tipo 5 volte tanti, e hanno magari due giornali locali, una televisione locale, una radio locale, cioè i cittadini di quelle comunità sono informati sulla loro comunità molto di più di quanto lo siano i cittadini di Roma, e soprattutto c'è quello che in termini sociologici si chiama, con un brutto termine ma efficace, il cosiddetto controllo sociale, cioè la comunità sa perfettamente che cosa succede al suo interno, ha un, diciamo, diario quotidiano di quello che avviene, cosa che per esempio c'è a Roma. Il fatto eclatante è che Roma in Italia è praticamente l'unica realtà di questo tipo. Non c'è in nessun'altra città una realtà di tale dispersione di informazione come c'è a Roma. Questo è il paradosso di una città enorme, di una metropoli, fatta di tante città molto diverse tra loro, assolutamente disinformate su quello che succede nel loro interno. Quindi l'operazione che noi stiamo facendo come Tipi Media con, per esempio, i libri di storia è un'operazione di informazione, di cultura e anche di consapevolezza, perché poi appunto è proprio rovistando negli archivi, occupandosi della storia e di quello che è successo 1100, 500 anni fa nei luoghi in cui viviamo, che probabilmente si acquista consapevolezza. Io ogni volta che vado a fare una presentazione, noi stiamo facendo questi libri in tutta Italia, ogni volta che vado a fare una presentazione in tutta Italia, in Italia, in giro per l'Italia, se c'è un quartiere di cui mi chiedono cose in giro per l'Italia, è Ostia, perché Ostia è comunque un marchio, ha comunque un fascino e un, diciamo, un richiamo che altri quartieri non hanno, con tutto rispetto per il Trieste Salario, Montesacro o Nomentano, che sono alcuni dei quartieri in cui abbiamo fatto libri. E l'altro paradosso è che parlavo prima con la libreria che ci ospita, alla quale ovviamente va il nostro ringraziamento per l'ospitalità, che Ostia, il libro a Ostia si vendicchia, ma tra i libri che facciamo è il libro più venduto negli altri quartieri di Roma. Cioè Ostia ha un fascino e ha una potenza che altri quartieri non hanno, ma voglio dire, alla fine, se uno ci pensa, non è manco da stupirsi, cioè è abbastanza comprensibile. Ecco, questo per raccontare brevemente, poi dopo magari appunto ci facciamo una chiacchierata, se ci sono domande rispondiamo, però questo per far comprendere l'operazione che noi stiamo facendo a Roma, e non soltanto a Roma ma soprattutto a Roma, che è quella di raccontare questa città in un modo diverso da come è stato fatto finora. Libri su Ostia ne sono usciti tanti,
alcuni li abbiamo usati anche come fonti e sono libri anche molto belli. Il nostro è un libro di divulgazione e per certi aspetti giornalistico, quindi un po' diverso dagli altri, che non vuol dire né migliore né peggiore, diciamo semplicemente un'altra cosa, che cerca di raccontare soprattutto a chi ci vive il patrimonio su cui sta seduto, no? Su che ha intorno e rispetto al quale manca un po' di consapevolezza, credo. E, appunto, in questa nostra chiacchierata io volevo partire proprio magari da questo, cioè parto da lei, cioè quanta consapevolezza c'è tra gli abitanti di Ostia, tra i cittadini di Ostia, dello straordinario patrimonio su cui stanno seduti, che li circonda e che potrebbe essere sicuramente valorizzato molto, molto meglio. È toccato, credo, una nota dolente del nostro territorio, cioè noi abbiamo, come dire, nei confini del municipio, credo, un unicum a livello nazionale, ma anche europeo, cioè abbiamo un parco archeologico che si estende, diciamo, anche nell'area del comune di Fiumicino, che è sicuramente più grande dell'area archeologica di Pompei. Siamo nella riserva naturale del litorale romano, che si estende da Maccarese fino a Capocotta. Abbiamo, come dire, una risorsa molto importante che è quella del mare, no? Che poi io voglio sottolineare è il mare di Roma, cioè non è il mare di Ostia, questo è un po'... Diciamo, quello tendono un po' da Roma, Ostia viene un pochino, come dire, vissuta come qualcosa di un po' distante. La percezione che si ha localmente è che purtroppo tutto questo venga, come dire, in qualche modo oscurato dai problemi quotidiani. Cioè Ostia, come penso un po' tutta Roma, ma qui in particolare a causa anche della distanza, si vive molto di più, che ne so, il problema del dissesto e del degrado, le strade, le buche, la spazzatura e tutto il resto. E quindi, come dire, la quotidianità viene vissuta indipendentemente dal fatto che ci si trova in un posto così particolare e anche, come dire, io direi anche meraviglioso, nel senso, io sfido a trovare in un altro posto in Italia quello che c'è qui nel nostro municipio. E la sensibilizzazione credo che dovrebbe essere il primo impegno per tutte le associazioni che si muovono sul territorio, e devo dire ce ne sono moltissime, anche se poi, come dire, agiscono un po' in modo così, ciascuna un po' per conto suo, però di associazioni ce ne sono tantissime. Ecco, perché un po' oscurate? No, le faccio questa domanda riagganciandomi sulla tua battuta, ma le dico anche perché questo è un momento in cui l'associazionismo, i comitati tra i cittadini, eccetera, vengono visti un po' come una sorta di movimento che complessivamente può forse dare una svolta alla situazione, non voglio neanche dire politica in senso partitico, ma generale. A Ostia di associazioni ce ne sono moltissime, segno che le varie esigenze, emergenze, problemi hanno generato questo spontaneismo tra i cittadini. Lei però adesso diceva un po' oscurate. Le rispondo, mi aggancio alla notizia, certo. Però vorrei partire un attimo da prima. No? E, come lei diceva, il libro di Ostia che Sara ha scritto lo vendete moltissimo a Roma e poco a Ostia. No, non poco, ma insomma in proporzione più a Roma che a Ostia. Sì, mi ha cacciato questo. Sì. Io faccio presentazioni a livello gratuito e le faccio anche a Roma. Quando io vado a Roma a parlare di Ostia, cioè io mi occupo di Ostia dal 14 settembre 1557, quando è nata Ostia, fino al 1916, poi l'abbandono, perché troppi parlano della cosa che non si conosce. La sala è gremita, la gente mi ascolta. Quando faccio le riunioni ad Ostia, e Gianni è presente, un giornalista, c'è poco interesse perché la gente non conosce gli argomenti. Cioè, l'amico ha parlato del parco archeologico di Ostia Antica, e io aggiungo,
aggiungo Giulio II, aggiungo Ficara, aggiungo Montecugni, aggiungo mezzo mondo che voi avete scritto. Nessuno parla di Ostia, cioè Lido di Ostia, cioè Torboacciana Mare. Nessuno parla che abbiamo una torre torboacciana che sta lì dal 1420. Nessuno parla di una torre che si chiama Tor San Michele, che Michelangelo col bastone è venuto sull'argine a vedere di disegnarlo. Sono stato un quarto d'ora, dopodiché l'ho preso e l'ho portato ad Ostia. Gli ho fatto vedere la torre, gli ho fatto vedere Fiumara, gli ho fatto vedere la Villa di Pinia, e loro mi hanno detto: noi queste cose in Inghilterra non le sappiamo. Quindi come associazioni facciamo questo. Viene oscurato, nessuno parla della Villa di Plinio, io la inviterei a farci una passeggiata, no? Noi di Ostia ci andiamo con la bicicletta, è abbandonata, ci sono dei mosaici, che... e poi nessuno parla di Ostia, quello che è gli stabilimenti antichi, è tutto oscurato, ma non è che è oscurato perché c'è una pressione politica globale, perché la gente non gliene frega niente di queste cose qui, hai capito? Noi abbiamo aperto Torboacciana e Sara l'ha scritto lì, no, l'abbiamo fatto come associazione Tor San Michele, di cui io sono socio fondatore, no, lei non può capire quanto ci ho messo insieme alla Presidente eccetera per aprire Tor Boacciana. 4 anni di porte chiuse ai ministeri, alla fine abbiamo aperto la torre per un giorno, abbiamo speso 21.000 euro e non abbiamo preso niente, fortunatamente adesso l'hanno assegnata a un'associazione, tra l'altro le conosco, sono 4 bravi signore esperte forse di noi in archeologia, e fortunatamente si spera che quest'anno abbiano la torre. Parliamo delle associazioni, perché ho detto associazioni oscurate? Allora, Danilo ha un'associazione, poco che ha l'associazione, quanti la seguono? Perché ogni associazione che c'è, ogni gruppo che c'è, viene associato, come dirlo per non entrare in politica, perché poi non sono un politico, a una persona. Se quella persona nella sua vita, no, ha avuto ripercussioni verde, gialla, rossa, eccetera, quell'associazione non conta. Canale 10 non ne parla. Avete letto qualcosa di oggi di Canale 10? No. Avete letto qualcosa che sono 2 anni che accendiamo Torboacciana a Canale 10? No. No. Avete letto qualcosa dei lavori che stiamo facendo sull'argine del Tevere? No. Ma mica perché Canale 10 ce l'ha con noi, manco ci conosce. Perché certi argomenti non vengono presi. Parliamo delle spiagge? Non voglio parlare, perché anche se poi io sono nato nelle spiagge, papà mio era un bagnino di salvataggio, i balini conosce, mi hanno imparato a nuotare, no? Quando uno va a parlare, scusa ti entro un attimo nel tuo luogo, no, perché... quando uno va a parlare con queste persone nelle spiagge, no? E dice: tu spendi 15-20 mila euro per prendere la sabbia dal marciapiede e ributtarla poi a mare, no? Perché dici che è fetta, ma te non dovrebbe mettere delle cannucce come faceva papà mio 80 anni fa? Cioè no, ma come, noi vogliamo aprire il mare e tu metti le cannucce? Ho capito chi sto parlando, lasciamo perdere. Ecco, questo è fatto. Allora io che sono un volontario, 68 anni, e tutto quello che faccio lo faccio di tasca mia, dico: sai che non ci vengo più. Intendevo questo come oscurare della situazione. Sì, no, ma niente di politico. La interrompo solo un attimo, perché il punto poi, quello che cambia le città e i quartieri, che lo si voglia o meno, è l'informazione. E il grande equivoco oggi è pensare che, per esempio, i social, internet in generale, facciano supplenza rispetto a questo tema. Io sono conosciuto come un esperto del mondo digitale, sono stato direttore di Cataweb, ho lavorato per molti anni in quel mondo, e oggi senza un'informazione puntuale le città si scoloriscono. Noi abbiamo visto che da quando siamo a Roma, nel Trieste Salario, che comunque è un quartiere di 140.000 abitanti, a Roma non ci rendiamo conto, ma 140.000 abitanti sono gli abitanti di Pescara, di Livorno, di Perugia. Voi siete il 13° centro italiano per numero. Voi nella classifica siete tra Messina e non mi ricordo chi. Cioè, stiamo parlando di comunità enormi che nella scala italiana sono...
sono delle città importanti, sono dei capoluoghi di provincia o addirittura di regione, cioè Montesacro con 204.000 abitanti ha esattamente gli stessi abitanti di Trieste. Allora, io credo che dovremmo ripartire da quello e capire che serve un modo di informare e quindi anche di dibattere, di confrontarsi sui problemi, diverso dal passato. Cioè Roma, da questo punto di vista, spiace dirlo, ma rispetto a tutto il resto d'Italia, dalla Sicilia alla Val d'Aosta, è una città arretrata. Da un punto di vista dell'informazione, è una città straordinariamente arretrata. Ecco perché lei poi dice le associazioni oscurate, perché quando dice associazioni oscurate, giustamente poi chi cita? Le testate locali. Le testate locali, una, due o cinque che siano, magari bravi su alcune cose, però poi parlano un po' sempre delle stesse cose nello stesso modo. Allora, io credo che il lavoro delle associazioni sia un lavoro straordinario, importante, soprattutto oggi. Quello che mi chiedo, e a questo punto rigiro un attimo la domanda a lei, poi torno, è esiste un coordinamento delle associazioni a volte? Cioè esiste un momento in cui vi incontrate tutti, magari finisce a urlacci, però si parla dei problemi e delle potenzialità. Allora, faccio anch'io un piccolo passo indietro. Diciamo che il problema delle associazioni e del tessuto sociale qui del territorio, secondo me, soffre di una cronica mancanza di identità. Mi spiego. Cioè, Ostia e il suo entroterra hanno vissuto anche negli ultimi decenni, momenti molto diversi. Noi abbiamo praticamente adesso una distesa di cemento che parte da Vitinia e arriva fino al mare, con le propaggini dell'Infernetto, dei quartieri, diciamo, ai più sconosciuti, come, che ne so, le terrazze del presidente, oppure altri che adesso non mi vengono in mente. Quindi già questo, cioè grandi lottizzazioni, grandi speculazioni edilizie, non a caso il municipio è stato a lungo conosciuto come quello dove c'era il più alto indice di abusivismo edilizio. Quindi costruire, ecco, il ruolo dell'informazione, e qui voglio venire anche al libro, perché questa pubblicazione ha dato una mano, secondo me, anche per come ha affrontato il tema. Costruire un'identità, secondo me, è fondamentale, perché poi da questo, come dire, può nascere anche quello che adesso si dice la rete, no? Cioè la rete, ma non la rete virtuale, la rete personale, delle relazioni vere. Un coordinamento vero, per rispondere alla domanda, diciamo che nei fatti non c'è, cioè molte associazioni lavorano magari a braccetto per degli scopi precisi. Noi per esempio abbiamo anche un comitato che si chiama Mare per Tutti, dove confluiscono però magari sigle di partito, altre associazioni, eccetera. Quindi un vero e proprio coordinamento non c'è. Io volevo aggiungere però un'altra cosa. È vero che c'è, come dire, una sorta di oscurantismo nei confronti delle associazioni, perché siamo distanti da Roma, perché non c'è un interesse dei cittadini, perché non c'è una informazione, come dire, valida sul territorio. Però ci sono anche degli interessi, cioè, voglio spiegarmi, l'economia di questo territorio è stata sempre basata quasi esclusivamente su due aspetti. Il primo era l'aeroporto di Fiumicino, su cui molti, come dire, convergevano. Adesso purtroppo molto meno, perché la crisi ha tolto anche molti posti di lavoro, e quindi era, come dire, un qualcosa che però portava fuori dal territorio, così come il pendolarismo verso Roma portava molte persone fuori dal territorio. Quindi l'unica economia vera che c'era qui, economia, diciamo, tra virgolette, secondo me, era quella del mare, delle spiagge. Questo fatto ha creato anche una sorta di, vorrei chiamarlo, monopolio culturale, cioè nel senso tutto quello che era riferito a quel settore aveva, come dire, spazio, anche valore, anche culturale, perché tutte le pubblicazioni recenti di libri su Ostia che sono state fatte
è una, come dire, una sorta di celebrazione dell'edilizia balneare, eccetera, un po' cattivo, però insomma, alla fine questo era, no? E quindi questo ha condizionato molto anche il dibattito culturale qui sul territorio. Ecco, io penso che questi due aspetti, la mancanza di identità da una parte, cioè la mancanza, la difficoltà di creare un'identità unitaria su tutto il territorio, e come dire, una sorta di presenza ingombrante di questa economia del mare, questa economia balneare, ha fatto sì che si arrivasse alla situazione a cui siamo giunti oggi. Si ha proprio la sensazione delle occasioni perdute, cioè la famosa storia fatta con i se e con i ma, no? Per cui se fosse andata così, se quella cosa... Qual è, da questo punto di vista, diciamo, un punto di svolta, forse diciamo, un momento di grande rimpianto? Poi dopo cerchiamo anche di guardare al futuro con speranza, però c'è nel passato, no? Qualche snodo di questo tipo. Allora, questo qui, sempre per fare a prendere la rincorsa prima di parlare un attimo, cioè fa parte di quel discorso che dicevo prima, cioè come dire, il venire su di una certa economia ossea, cioè di una, come dire, di una crescita, anche se io sono un po' contrario al termine crescita, sono più per la decrescita, è stato condizionato da certi interessi. Giustamente qua l'amico Mostazzolo diceva c'era l'interesse dei palazzinari, no? Perché qui, come dire, nell'arco di 10 anni, 10-15 anni, è sparito tutto l'ambiente naturale, le dune, retrodune, eccetera, sono state costruite tutte le palazzine quasi fino alla spiaggia, e quindi è stato questo, diciamo, un periodo abbastanza brutto anche per quello. Per quello che ne è seguito dopo. Da lì poi si sono perse tante occasioni. Stiamo parlando degli anni? Ma stiamo parlando degli anni, degli anni 80, ma anche più recenti, anche anni 90. Faccio un esempio per tutti, che mi dispiace, forse è sfuggito nella compilazione del libro, però è un esempio che secondo me pochi conoscono, però che vale la pena sottolineare. Noi abbiamo qua abbiamo avuto per tantissimi anni inutilizzato un edificio cosiddetto di archeologia industriale, che era la Meccanica Romana. Era una proprietà privata, non è un edificio pubblico, però negli anni 90 era stato previsto di farne come dire, un raccordo, no? Tra l'abitato moderno di Ostia e quello, come dire, antico di Ostia Antica, perché se noi riuscissimo a immaginare un prolungamento di via delle Baleniere, per chi conosce Ostia, diciamo una strada centrale un po' dello shopping qua vicino, ci porta direttamente a Porta Marina, cioè all'ingresso degli scavi di Ostia Antica. Lungo questo percorso trovavamo la Meccanica Romana, questo edificio enorme, eccetera. Quello, secondo un progetto che era stato fatto tra le sovrintendenze, all'epoca c'era l'IRI, l'Istituto per la Ricostruzione, doveva diventare il polo archeologico, museale, espositivo degli scavi di Ostia Antica e di tutto il territorio, no? È diventato il Cinaland, cioè è stata fatta un'operazione... Una multisala. Come dire, una multisala. Peraltro, chiudendo gli unici cinema che c'erano a Ostia, quindi diciamo... Ecco dove dico io che c'è un condizionamento, ma fortissimo, no? Cioè adesso i ragazzi che vogliono andare al cinema, la sera si devono fare un chilometro di strada a piedi, come dire, a loro rischio e pericolo, arrivano al Cineland, si vedono il filmetto, mangiano il panino con l'hamburger e se ne tornano a casa. Quando quello doveva diventare un qualcosa che avrebbe, come dire, secondo me, fatto esplodere anche un turismo culturale, ambientale a Ostia, no? Un'altra piccolissima cosa, anche se so che qui vado molto controcorrente rispetto agli ambientalisti, l'oasi naturale che è sorta dietro al porto di Ostia, il progetto originale prevedeva che l'oasi fosse un habitat mediterraneo, cioè che arrivasse fino al mare, comprendesse quindi la spiaggia, l'ambiente dunale e l'ambiente umido retrodunale, no?
E non si è potuto fare, si è potuto fare solo perché si è fatto il porto, e allora facendo il porto facciamo pure un po' di verde, no? Quindi ecco perché dico io, le occasioni perdute, di occasioni ce ne sono state. Io sono anche un po' ottimista, si potrebbero anche, come dire, ricostruire un pochino, no? Però per questo serve che sensibilizzare le persone, sensibilizzare i residenti e cercare di far capire, cioè, dove sta veramente l'interesse del territorio. Ecco, l'interesse. Ci sono domande, interventi? Prego, signora. Perché poi sugli interessi magari parliamo un attimo. Io rappresento il Circolo Quattro Mori. Ah, ecco. Sì, sono io, sì. E non volevo intervenire, però mi sono emozionata perché faccio tesoro tutto ciò che Giovanni, diciamo, ci ha raccontato, eccetera. E quindi sento la nostalgia e l'esigenza di raccontare anche le mie cose, i miei ricordi. Ho ascoltato, io sono arrivata qui. Suo nome. Ah, il mio nome è Carlos Francesca, scusate, sono emozionata. Come sempre. E quindi devo dire che io ho ricordi belli e anche sgradevoli di quel periodo. Io sono arrivata nel 57 e ho trovato, diciamo, questo villaggio che era fatto di baracche e le persone più fortunate avevano le casette in muratura. Io ero una fra quelle, però la nostra casetta è stata costruita con l'aiuto di parenti, amici, eccetera, come un po' tutti quanti noi. Quindi si era creato quel villaggio che io chiamo villaggio piccolo dal cuore grande, e quindi io ci ho lasciato veramente il cuore lì, come me anche, diciamo, i miei fratelli, mie sorelle, i miei parenti. Era lì la nostra, il nostro cuore stava lì, la nostra vita era lì, però uscendo da lì noi trovavamo un'altra realtà. Mentre lì c'erano le dune di sabbia che noi chiamavamo Montarozzi, c'erano, era la nostra palestra, noi correvamo, corazzavamo fino verso il mare, eravamo liberi, eravamo felici. C'era anche una realtà opposta che ci raccontava, non so, ecco, per esempio nella zona dove io abitavo, era via dell'Idroscalo senza numero, non c'era ancora l'elettricità, quindi abbiamo fatto le battaglie, piccole battaglie, ci mettevamo lì con i miei genitori, con i vicini di casa, vogliamo la luce, eccetera, non so. Poi ogni tanto, che ne so, mio papà, che era tanto fiero di noi perché andavamo a scuola, mi comprò una macchina da scrivere. E qualcuno mi ha insegnato a scrivere a macchina, e quelli che erano un po' più poveri di noi, non si sapeva chi era il più povero, quelli un po' più poveri venivano a casa mia e chiedevano al mio papà: fammi scrivere da Francesca una lettera da mandare, non so, al presidente per un sussidio, per un qualcosa. Eravamo poveri però felici, eravamo poveri ma dormivamo con le porte non chiuse a chiave, eravamo poveri ma ci sentivamo, non lo so, le nostre case erano come una reggia. E poi cos'è successo? Poi piano piano però mi sono accorta, andando a scuola eccetera, che poi arrivare la Garrone, diciamo, con quel freddo eccetera, era tutto un cammino, qui non c'era niente, tutte dune, c'era solo qualche palazzo, c'era Giovanni, quello. Sì, c'era la Gioventù Italiana, qualche altro palazzo, e c'erano tutte dune, ma io amavo questa Ostia. Però ho trovato a scuola, ho provato i primi dispiaceri, io lì certo che li ho trovati, perché io a volte arrivavo in ritardo, perché a volte facevo tardi per tanti motivi, perché a volte si fa tardi, i bambini fanno tardi. Venivo alle medie, mi ricordo, redarguita e umiliata da alcuni professori che mi dicevano: d'altronde tu guarda dove abiti, cioè abiti lì tra i baraccati. E io mi sentivo tanto umiliata, io di notte piangevo, non lo dicevo a mamma e a papà, però di notte piangevo. E quindi però io, che studiavo al lume di candela, io studiavo, allora studiavo molto, e la professoressa, quella che mi redarguiva, non poteva che mettermi 8 e 9, perché non poteva fare altrimenti, perché io studiavo allora. Quindi questo è, poi a volte anche i compagni di scuola erano i più crudeli, no?
ah, tu sei sardegnola, sei baraccata. E io sempre la notte piangevo, no, per questo dispiacere. La più crudele era una mia compagna di banco, e della quale ritrovai al cimitero la tomba del padre accanto a quella di mio padre. Il suo era un avvocato, il mio era un poveraccio che si cercava di fare tutti i lavori, no? Come diceva Giovanni, tutti i lavori possibili e immaginabili. Però ci ha regalato tanta onestà il mio papà, eccetera. Chissà se lei ha mai conosciuto i sentimenti che ho, l'amore che ho provato io in quel villaggio piccolo dal cuore grande che ci ha offerto tanto, tanto amore. Ecco, questa cosa mi sentivo di dirla. Le posso chiedere una cosa? Sì. Lei adesso ha raccontato un mondo che sembra lontanissimo, no? Sì. Sono passati un po' di anni e appunto Ostia è molto, molto cambiata. Lei vive ancora qui? Io vivo felicemente qui, dove... Ecco, secondo lei esiste una comunità di Ostia? La comunità intesa proprio come un gruppo di persone che si riconosce, che ha identità, allora, che ha relazioni? Allora, noi siamo un po' dispersi. Noi abbiamo il gruppo, al di il là Circolo della, Quattro Mori, che è la luna... dell'essere sardi e quindi... Sì. Però parlo proprio della comunità di Ostia. Certe volte non mi sento identificata. Mm. Alcune volte non mi sento identificata. Io... non, sono un po' confusa alcune volte, sono anche priva di speranze, però chissà perché io faccio sempre riferimento, diciamo, a questa comunità grande, sarda, e mio papà diceva, e io poi io l'ho visto anch'io, non c'è un palazzo a Ostia dove non vi abbia lavorato un sardo, non c'è una scala in un palazzo dove una donna sarda, che io ho conosciuto, ho ascoltato anche delle storie meravigliose, ma anche terribili, su queste donne che si alzavano alle 5 di mattina, andavano al centro di Ostia a lavare le scale, diciamo, per poter far studiare le figlie. Cioè, lì ci sono, come diceva Giovanni, laureati, diplomati, insomma, abbiamo fatto del nostro meglio. Quindi adesso, la realtà di adesso mi confonde un po'. Bene. Mi sconcerta. La ringrazio. Ci sono domande, interventi? C'è una bicicletta che non ha riparato uno di un sardo. C'è un intervento, signore Laghiero. Sono due, Petta e quell'altro. Ma Petta ha studiato dal nonno di Mario Revisi. Sì, sì. C'è un signore che voleva intervenire. Prego. No, lei. Se volevo dire pure prima, si è alzato un po' la voce. Vabbè. Ci sono altri interventi, altre domande? Sì, mi ha sollecitato molto. Io sono pensionato e sono degli anni 50, sono del 50 pure io. Da pensionato mi sono messo a fare del volontariato alla cicla Officina Popolare e ho conosciuto una miriade di associazioni che danno il loro tempo, togliendolo un po' alla famiglia, un po' al lavoro, un po' alle cose, danno il loro tempo per diciamo il bene comune del territorio. Sono associazioni che si mettono a curare... Quindi Ostia? Sì, sì. Del decimo municipio, a curare il verde, quelli che della FIAB di Ostia, Ostia in bici, per le piste ciclabili, per un... E ho mi è capitato di vedere che c'è una certa difficoltà per fare rete insieme, perché volevo fare un piccolo documentario per illustrare tutte queste belle iniziative che non hanno nessuna sponda da parte delle istituzioni e che sono un po' disperse. È che Ostia sia stata vissuta un po' sia dal potere politico di qualsiasi colore e più in generale dalla classe dirigente romana un po' come una zona franca, cioè appunto questo suo essere un po' distante come il luogo dove, insomma, alla fine si può far di tutto, ci si può permettere di tutto e quindi cementificazioni, quindi un certo modo di sviluppo e probabilmente un'attenzione molto minore a delle sensibilità che invece in altre zone di Roma vengono rispettate di più.
telegraficamente, e poi vorrei sentire su questo anche la, la signora. Posso? Sì. Non so se sarà telegraficamente, però... No, deve, perché sennò... mi avete invitato qui per parlare di Ostia. E stiamo quindi parlando di Ostia, no? Però, allora, Ostia non è nata questa maniera, mi allaccio anche al discorso di Danilo della, della, di quella che oggi si chiama Cilaland. Ostia è nata come tenuta di Ostia, di proprietà della Reverenda Camera Apostolica, no? Gestita fino al 1845 dalla Reverenda Camera Apostolica. Ostia era una palude, dopodiché hanno cominciato a affittarla. Nel 1870 gli Aldobrandini hanno comprato la tenuta di Ostia. Prima c'erano altri personaggi che presero in affitto la tenuta di Ostia, che era abbandonata, e sui contratti che c'erano della Reverenda Camera Apostolica diceva: io ti affitto la terra per 500, 700, 1000 scudi, il tuo obbligo è di metterla a posto con sistemi idraulici. Noi diciamo che i Ravennati hanno, hanno fatto una bonifica, è vero, hanno fatto un'opera grandissima a Ostia Antica, non a Ostia. A Ostia l'hanno fatto. Solo che non è nata a Ostia, è nata in Sardegna. La prima società aeronautica fu fatta da un prete che si chiamava Vittorio Angius, no? Erano due dirigibili e lui faceva la spola. Cognome sardo. E lui faceva, ecco qua, ho preso la ricerca. È un'altra ricerca che sto facendo, sono impegnatissimo nella ricerca, Ostia Sardi. No, solo che la Sardegna collabora moltissimo, o Fiumi di Roma non collabora. Strano. Sì, io lo garantisco. In altre faccende affaccendate. E quindi a metà dell'Ottocento c'era la sua dirigibile. La primo, il primo aereo, eccolo qua disegnato, fu fatto da Vittorio De Muru, no? E raccolse... ho scritto 18.000 lire, no? E fece il primo aereo, la prima trasvolata Cagliari-Ostia, è sparito dalla circolazione. Ci ha provato un altro, Pietrino Soru, nel 1918, però è arrivato ad Ostia, però non, cioè il suo nome non esiste, per dire, no? Ostia ebbe un evento grandissimo, dopodiché nella relazione che ho fatto per parlarne oggi, nel 1936, quindi stiamo parlando di ieri, no? Una lettera che è uscita dall'aeronautica militare dice: Ostia deve finire così. Perché? Perché abbiamo deciso, l'aeronautica militare, ci sono i documenti che ho trovato, poi ho fatto una ricerca della, sulla via Nicolaiana, il rapporto con Bracciano, ho trovato dei documenti che dice: fermiamo Ostia. Perché? Perché l'aeroporto va fatto, indovinate dove? Alla Magliana. Bloccarono Ostia nel 1936 e iniziarono a fare qualcosa alla Magliana, non hanno più fatto niente, però Ostia è morta. La punto, la fermo. Scusatemi, no, grazie. Potrei andare avanti per giorni, no, però so, mi fermo qui. La fermo perché invece ha risposto alla domanda che facevo in maniera, diciamo, più che completa, quindi interessi diversi e tutti confluenti in maniera diversa nel, nel frenare un po', no? Lo, lo sviluppo di questa città che... appunto era città giardino, così come era nei progetti che analoghi che erano stati fatti anche per Montesacro e per la Garbatella, c'era questa idea di città secondo uno stile appunto inglese. E, vengo, vengo a lei, l'associazione si chiama? Associazione Europea Nicolao Sorottolare Nicolaiana, Cammino Europeo di San Nicola. Quindi in questo contesto l'aspetto di studio, gli interessi che poi si fermano di Ostia, sia nei rapporti preecumenici che abbiamo avuto una, veramente un ruolo importantissimo, dal 2016 siamo sulla, sulla ricerca storica di quella, del ruolo importante appunto che ha avuto Ostia nell'ambito della processione preecumenica di San Nicola, voluta da, da Pio XI, poi portata avanti anche da Pio XII, e che collegava appunto il nostro territorio, ma in realtà si trattava di una, non solo della vecchia chiesa dei pescatori, non quella che c'è oggi,
non si trova più, ci sono delle foto, il libro è stato prodotto da un membro del comitato scientifico, la dottoressa Nardecchia, che ha fatto un'ottima ricerca sull'archivio segreto del Vaticano, ma c'erano dei precedenti, questi precedenti arrivano fino al 1000, tra il 1000 e il 1050, quindi prima che arrivano le traslazioni del famoso santo da Mira verso Bari, in cui si parla di lasciti e di tre monaci di Monte Cassino, perché c'era sempre dietro l'influenza benedettina di Fra Frutto Nicolaiano dell'epoca, che portano ad Ostia appunto questa novità, questo desiderio di erigere una chiesa dedicata a San Nicola. Di questo ne parla Giuseppe Di Benedetto in un importante libro, insomma, insieme a Padre Cioffari, che è stato fatto dal direttore del Centro Studi Nicolaiani. E noi stiamo cercando appunto di ritrovare le particole di questi lasciti, perché ci interessa appunto arrivare a fondo, nel fondo cartaceo della Basilica Pontificia. Ritorniamo al secolo XX, in cui appunto la Russia, con la prima emigrazione qui ad Ostia e Roma, con la Pia Confraternita di San Nicola, mettono in piedi, ecco, ritorna di nuovo il principe Aldobrandini come grande ruolo, perché lui faceva appunto parte della Pia Confraternita, San Nicola alle carceri. Queste sono le due importanti tappe che legano intorno a questa processione, dietro disegno non solo di Pio XI ma anche di Ivanov, che era un importante intellettuale russo che collegava un po' l'Oriente e l'Occidente. Lui era professore al Collegio Russicum, e quindi si incardina questa rete fittissima di relazioni che collega Bari, Palermo, poi con il famoso cardinale La Vetrana, Roma e Ostia, i cavalieri di Malta e appunto la Russia, la prima, e poi vedremo la seconda emigrazione. Questa importante testimonianza la ritroviamo in varie edizioni, coinvolge a un certo punto migliaia di fedeli, però improvvisamente si interrompe nel 1959. Viene ripresa sotto forma di... La vostra quindi è un'attività di ricerca, di studio, per la parte scientifica, il primo settore che deve avere ogni cammino culturale. Sì, europeo. No, ma vorrei chiedere, nella fase storica che sta vivendo Ostia, e in questo anche, noi oggi abbiamo dedicato questa presentazione del libro proprio alle associazioni, perché appunto c'è questo risveglio dell'associazionismo e del darsi da fare, in cui forse Ostia è partita anche prima, probabilmente spinta dai problemi che ha, no? Perché poi spesso le associazioni si mettono in moto, nascono perché c'è un problema, no? Ecco, il vostro lavoro come si inquadra in questo momento di Ostia? Cioè, che ruolo sente di avere? Perché è una cosa molto particolare il lavoro che state facendo voi, ed è un ambito molto particolare. Ha un qualche, diciamo, vi sentite addosso un qualche mandato, avete un obiettivo, come entra nel momento? È un pluriobiettivo, perché in realtà sono cinque settori di itinerario e la parte valoriale è molto profonda, e non vi nascondo che sono già tre volte in una settimana mi sono incontrata con la segreteria di padre Stefano Di Caprio. Faremo un'importante conferenza il 23 di marzo con la benedizione di Don Giovanni, che mi ha dato l'autorizzazione a portarlo qui. È stato fatto al Collegio Russicum, proprio i valori che dietro questo grande santo, che è stato poi quest'anno addirittura oltre l'emblema della pace mondiale, perché c'è la chiesa di Ground Zero, che era appunto la chiesa dedicata a San Nicola, che dalla disperazione, dal dolore e dal male assoluto che è rappresentato appunto dal terrorismo, se quest'anno ce la fa, tramite l'icona che poi è stata benedetta con la Santa Manna e che viene depositata all'interno della sala della pace, in cui verranno rappresentate tutte le religioni a Ground Zero, appunto, dicevo, ha anche un altro ruolo. Sia i russi che i cinesi sono messi d'accordo con la cosmonautica, ricordiamo che questo è l'anno prossimo, l'anno di Gagarin, cioè l'anno della cosmonautica, con il famoso, no, ricordare il famoso grande astronauta.
in cui si rappresenterà anche San Nicola, emblema della pace nello spazio, quindi pace, voglio dire, è un patrono delle acque. Noi, il nostro è un cammino dell'acqua, quello della, l'abbiamo ribattezzato cammino dell'acqua perché il percorso che noi facciamo collegando tantissime associazioni che tra l'altro sono state qui, hanno partecipato da sempre, dall'inizio, altre sono aggiunte, è appunto attraverso il Tevere e l'Aniene, due grandissimi tematismi anche, no, intorno al quale si sono unite varie culture, varie associazioni in tutti i secoli, cioè varie comunità, di ricordare tutto ciò che è importante dietro il valore simbolico dell'acqua, non solo dal punto di vista religioso, dal punto di vista ambientale e quant'altro. Ecco, questa è qui. E Ostia è una tappa importantissima, perché è la prima, okay, dove, ecco, si fa appunto la benedizione del mare. Mi pare di capire che questa, quello che voi fate, diciamo, si svolge a Ostia, ha come epicentro Ostia, ma nel tracciato laziale, nel, sì, tracciato laziale, però di fatto investe tutta Roma, investe tutta Italia, investe, sì, tutta Italia, i rapporti, ma per esempio in questo momento molto importanti che abbiamo collegato con la Federazione Russa, è evidente che è la porta dell'Occidente, esattamente come Bari invece è porta d'Oriente e quindi collega, diciamo, tutta la parte dell'Est. Questo è un cammino italo-russo di 3700 km. E questa parte qui del tracciato laziale che abbiamo completato, quindi c'è anche una parte proprio che è di turismo culturale, che deve portare economia di prossimità. Ecco, appunto, questo. Quindi ci sono vari obiettivi, da quello della ricerca a quello della messa in mercato del prodotto. Perfetto, faccio un'ultima domanda, la faccio a lei, poi se ci sono ovviamente domande o interventi andiamo avanti. No, mi riaggancio alle cose che sono state appena dette. A proposito appunto degli interessi, e la guardo invece dal punto di vista, provo a guardarla dal punto di vista di Ostia, ma la soluzione per risollevare questo quartiere, municipio, città, poi una città, non potrebbe essere quella di, come dire, esportare una diversa consapevolezza di ciò che è Ostia dentro Roma, cioè anziché aspettare che arrivino loro, andare noi, no? Come si diceva, sì, immagino che in parte già si faccia, ma forse in maniera più sistematica, e parlo ovviamente dei patrimoni che ci sono, a cominciare poi dal mare, no? Questo, diciamo, la risposta dovrebbe essere molto, molto lunga e articolata, cerco però di essere breve. Il fatto che bisogna, come dire, coinvolgere tutta Roma è fuori discussione. Infatti, mentre l'amico Mustazzolo parlava sempre, diceva il Lido di Ostia, il Lido di Ostia, io pensavo il Lido di Roma. Cioè, noi non dobbiamo dimenticare che c'è esatto. No, io dicevo perché la mia ricerca era perché questa è la decimo municipio, parliamo, ecco. La toponomastica ci dice questo, no? Il Lido di Ostia, questo è il Lido di Roma, cioè c'è un legame storico fondamentale tra il mare e la città di Roma, no? E il fiume che le univa tutte e due. E conoscere la nostra storia, approfondire, diciamo, legami anche religiosi, filosofici, eccetera, per costruire un'identità è importantissimo. Roma ci ha sempre lasciato un pochino, io parlo della storia recente, diciamo, la storia contemporanea, neanche moderna, ci ha lasciato sempre un pochino in disparte. Ci ha sempre un po'. Salvo usare Ostia. Ci ha sempre un po' dimenticato. Come dire, Ostia, vabbè, io potrei dire che adesso non arrivano fondi sufficienti neanche per riparare le strade, potrei dire che, cioè, manca quello che è poi, come dire, l'essenziale per far funzionare l'amministrazione. C'è stata anche una volontà, perché quando si è trattato di pensare a come Ostia potesse, come dire, in qualche modo rinascere, lo si è fatto pensando di tutelare innanzitutto Roma. Quando è stato varato il famoso waterfront, cioè il piano turistico, il secondo polo, questo doveva essere il secondo polo turistico della capitale, non era un polo archeologico, naturalistico, culturale, antropologico, eccetera. No, era un polo del divertimento. Qui ci doveva venire, esatto, il casino. A quello mi riferivo. Eccetera. Quindi, diciamo, da questo punto di vista c'è un contrasto forte tra
la visione della valorizzazione del benessere del territorio del decimo municipio e quello che invece è nella, come dire, nella distrazione spesso interessata, diciamo, della capitale. Però c'è anche qui, volevo dire solo questo e chiudo, c'è anche qui una contrapposizione forte. E io l'ho vista in particolare nel periodo durante il commissariamento del municipio per infiltrazioni mafiose, ed era, è così, poi molti, diciamo, se ne hanno a male perché questo ha, come dire, un pochino fatto di Ostia un'icona della delinquenza e della mafia, però è stato così. Durante questo periodo e nel periodo immediatamente successivo si sono sviluppate due, come dire, due correnti di pensiero, no? Una che, come dire, tende sempre ad esaltare le bellezze di Ostia, le spiagge, il mare, la pineta, gli scavi, eccetera, eccetera. E un'altra invece che viene vissuta negativamente, perché chi accusa l'oscuramento delle spiagge, chi mette in evidenza il fatto che abbiamo delle famiglie mafiose, chi mette in evidenza altre cose, come dire, viene un pochino, come dire, accusato di non volere il bene di Ostia, no? E questo io invece la vedo come una contrapposizione fittizia, cioè fittizia e interessata da chi vuole continuare a mantenere, come dire, i privilegi dello status quo. Cioè, non c'è una contrapposizione, chi vuole la legalità vuole anche il benessere di Ostia, vuole anche la rinascita di Ostia. Questo invece viene vissuto in modo, come dire, forse no, con non molta consapevolezza da chi vive qui, no? Ci sono due parole e concludo. È stato fatto un filmato che si chiama Ostia sono io, no? E che fa questa, come dire, celebrazione di Ostia dell'associazione commercianti. E poi c'è un'associazione che si chiama Ostia siamo noi, che invece, come dire, di cui fa parte anche Federica Angeli, cioè, che vuole invece mettere, puntare i riflettori su quello che non va invece a Ostia. Ecco, io dico, queste due cose possono andare insieme, cioè per avere la rinascita di Ostia, la rivalutazione, la valorizzazione, si deve prima avere anche la, si deve avere anche la legalità, perché senza l'una l'altra non è possibile. Però, manca una bibliografia, ma questo non è un appunto, è la mia. Io, è seminata nelle pagine. Perché sì, era scelta editoriale, immagino, siccome i libri guardo dalla fine, dalle fonti, l'ho messo insieme a tanti altri libri su Ostia, c'è una letteratura, io credo Danilo, altri conosceranno una letteratura su Ostia, tanto per fare qualche nome, lo stesso Massimo D'Adama ha scritto libro in via dell'Idroscalo, per dire, come memorie, o Davide Desario, ma potrei continuare, no? Giornalista del Messaggero e così via, quindi c'è una memorialistica, compresa quella di Francesca adesso, no? Quindi già questo è un capitolo che andrebbe affrontato, però non stiamo qui stamattina, credo, per fare una memorialistica su Ostia, io potrei raccontare le mie cose, sembra belle lotte, perché voglio tornare appunto l'identità e il perché siamo tutti inerti oppure impotenti o altre cose che succedono. La proidentità è molto delicata, scusatemi tanto, perché oggi l'identità la stiamo perdendo, quel poco che c'era, ma non solo, in Italia, nei paesi e anche nei quartieri. Ma perché Trastevere era un'identità che aveva una volta? Perché è accaduto questo? Perché c'è in atto una disgregazione delle città, una crisi del vivere in città in generale. Ora, Ostia aveva certe caratteristiche, intanto per come è nata, avete detto voi, è una città recente, in realtà si costruisce nella storia, scusatemi tanto, il mio paese ha mille anni di storia, se l'è fatta in realtà attraverso sofferenze, le guerre, roba del genere, per dire. Quindi non ti calcherei sul fatto che Ostia manca di vitalità, si costruisce, è un progetto. E come si costruisce? Attraverso il lavoro culturale, attraverso le lotte politiche, attraverso l'associazionismo. Io posso fare un solo esempio. Quando si lavora, Francesca, si lottava una volta per le scuole, per esempio, io sono andato in corteo con molte persone, siamo andati in Campidoglio a fare il girotondo davanti a Marco Aurelio. Una cosa incredibile, ci hanno ospitato i macchinisti gratuitamente, lo ricordo perché è una cosa rara, eh? Abbiamo occupato un'intera metropolitana e siamo andati a fare il girotondo, tutta via dei Fori Imperiali, una cosa incredibile. Cioè c'era un tempo in cui, per vari motivi, anche storici, c'era una attenzione, un'attività, andava a fare dopo scuole, tu lo sai, no?
era l'epoca dopo il 68 e così via, quindi c'è stata una storia da ricostruire che ognuno per conto suo, eccetera. Quindi l'identità si costruisce storicamente attraverso gli incontri come questo, pur nei suoi limiti naturalmente, e sulle associazioni ce ne sono parecchie a Ostia, solo che ognuno ha il sorticello, questo posso lamentare, si comunica poco, quasi c'è una sorta di gelosia. Il mio piccolo gruppo, il tuo, voi pure, insomma, fate qualcosa nel Circolo Sardo o il Clemente Riva o tanti altri. A Ostia ci sono, per esempio, 3 cineforum, una cosa stupefacente, quella che è importante per dirla. Un luogo di cultura anche quello quando è periodico e se ne parla. C'è un teatro dell'Ida. Adesso non la voglio far lunga per dire le potenzialità, l'esistente già, solo che non si raccorda e non trova quella bussola, no? Quell'orientamento per lottare per questo fine, per far crescere questa città. Quale che siano le opinioni, i due correnti pensiero, noi siamo convinti di una cosa, che le potenzialità, la natura e tante cose sono un patrimonio enorme da curare prima di tutto. E si è creato un gruppo, i tutor della riserva, tu riconosci queste cose, no? Gasperini, eccetera, che è importante, scusate, non so se lo conoscete, i tutor della riserva, che loro pattugliano da quando ci fu l'incendio con Andrea Gasperini, che ha avuto anche dei riconoscimenti, mi sembra, va bene, pattugliano la pineta per evitare gli incendi, ma anche per vedere la pulizia e cose di questo genere. Cioè ci sono ste realtà che non si conoscono, non ci conosciamo tra di noi, quindi occorrerebbe, la faccio finita naturalmente, una sorta di costituente, una parola grossa, delle associazioni, per cercare di elaborare un programma comune, perché quando Mare fa un'opera meritoria, compreso il mio amico Giacomelli o Danile eccetera, che fanno una bella pubblicazione che tu conosci sicuramente sul mare, o le altre che io conosco, scrivono una pila di libri su Ostia, sono un raccoglitore di materiali, compreso eccetera, però se non ci si incontra, si fa lo sforzo di capire questa era, studiarla per trasformarla, cioè la storia è sempre quella, guardate, adesso dovrei parlare del perché non si facciano, mi fermo perché non c'è tempo. Entrambi, Tatiana e il signore che ha parlato prima, l'orticello si spezza tantissime volte con realtà che hanno provato a più riprese, no? Anche con la facilitazione territoriale dell'ISPOL, addirittura ci si è messo per 3 anni per cercare sul territorio di mettere insieme sulle grandi progettazioni. E noi l'anno scorso siamo riusciti a fare una roba pazzesca, la terza edizione del Cammino sull'Acqua con 65 eventi, però è stato un qualcosa di... bisogna avere l'esorcista, perché a un certo punto si riesce con molta difficoltà, con una grande mediazione, a mettere insieme tutte le varie realtà al limite dello scoppio l'una con l'altra, perché come si entra in un territorio ci sono 5 realtà diverse e tutte combattono per le... che poi paradossalmente tutti vorrebbero lo stesso bene comune, però con visioni diverse. Che cosa succede? Il tappo appunto formato da tutti vogliono le reti di innovazione sociale, e all'interno delle grandi politiche e le grandi reti, no, di finanziamenti europei, quindi fa parte proprio della macrosistema, però nel momento in cui si attua questo e con, diciamo, carattere di sostenibilità, replicabilità, tutto quello che vuole la Commissione europea, ecco quel momento in cui l'ente, a partire da quello piccolo a quello più grande, comincia a avere paura. Non ci si mette d'accordo, quindi. Ma ci si può provare. Ci si può provare, bisogna sicuramente andare avanti e provarci, perché nessuno di noi credo abbia voglia di appendere le scarpette al chiodo. Continueremo a andare avanti sicuramente. E volevo riprendere solo una cosa che diceva il professor Di Siena: è sicuramente in atto anche un processo di frantumazione del tessuto sociale, no? Dicevamo, non ci sono più cittadini, ma ci sono solo consumatori. Però volevo dire, è vero che le associazioni hanno difficoltà a integrarsi, a fare rete, a comunicare, a condividere gli obiettivi, come dire, a cedere delle volte anche un piccolo, come dire, potere. Però le amministrazioni sono state elette per fare proprio questo, per fare la governance. Cioè non è che dobbiamo fare tutto noi associazioni, perché poi ciascuno di noi ha una visione, come dire, parziale, e anche, come dire, su piani diversi, chi ce l'ha economica, chi ce l'ha culturale, chi ce l'ha sull'arte, la politica, eccetera. Dovrebbe essere un momento di sintesi. Deve essere la governance politica ad ascoltare i cittadini e a fare, come dire, sintesi. Un piano, a fare un progetto. Purtroppo, devo dire, di politici
di politici capaci di queste, diciamo, di avere capacità progettuali, purtroppo ne abbiamo molto poco. Sono Luigi Carletti, sono il presidente di Tipi Media, l'editore della storia di Ostia, e oggi abbiamo fatto una bellissima presentazione proprio qui ad Ostia per parlare di questo libro, ma per parlare soprattutto di ciò che Ostia potrebbe diventare se riuscisse a risolvere i problemi che ha. È stato un momento di cultura e soprattutto di consapevolezza che ha visto discutere, confrontarsi alcune delle principali associazioni di Ostia e che ci ha fatto capire quanto questa città abbia la rinascita a portata di mano. Davvero un bel momento. Mm-hmm.